Grazie Presidente. Questi giorni sulla questione dell'ex Ilva abbiamo ascoltato di tutto e il contrario di tutto. Abbiamo assistito tra l'altro in quest'Aula da una serie di spropositate parole intinte nell'inchiostro del rancore, della rabbia, della retorica e soprattutto della demagogia di un ex ministro qui ieri evidentemente da qualche tempo troppo sotto pressione, che nulla ha offerto di concreto al dibattito se non una sterile polemica, lacrimonia con cui ha lanciato strali nei confronti di Matteo Salvini, della Lega, e le contestuali bacchettate rivolte al PD, a quel partito con cui oggi i suoi colleghi di partito governano, ricordano un modus operandi di chi, come nella fiaba La Bella Addormentata nel Bosco, non essendo stata invitata alla festa, invia così delle maledizioni. Sappiamo tutti come poi finisce questa storia. La tutela della salute, la vita dei lavoratori, dei cittadini, che non è una esclusiva di qualcuno. La collega Lezzi si autoproclama unico difensore della vita umana, della legalità, della giustizia, come se noi non difendessimo la morte dei bambini, dei lavoratori di Taranto, come se noi non vivessimo in quella provincia, in quel Salento, come se i nostri figli non vivessero lì, non rischiassero. Certo, per chi ha condotto una campagna elettorale promettendo la chiusura di tutte le fonti inquinanti, ovvero la chiusura dell'acciaieria, come la chiusura dei cantieri della TAV, della TAP, oggi dopo un periodo di lungo letargo, non più al governo direttamente, diventa quasi un obbligo rimettersi i panni dell'ambientalista, parlare a ruota libera con un consumato repertorio ormai di retorica e di demagogia, strumentalizzando così il dolore. Ma non cadremo in questa trappola, nella trappola di chi, come suo costume, ama buttare tutto in caciara, come ha fatto ieri. Chi ha ascoltato il suo scomposto intervento saprà poi giudicare, e nel merito invece che vogliamo confrontarci, Ministro, ammesso che sia possibile farlo. Entriamo nel merito. Abbiamo sentito dire noi abbiamo altre soluzioni, e poi cerchiamo delle soluzioni, e poi ancora la classica affermazione coniugare lavoro e salute, ma ieri la collega non ha indicato nessuna ipotesi, nessuna soluzione. Neanche lei oggi, Ministro, mi pare abbia indicato delle soluzioni a cui noi possiamo darle una mano, e dare una mano all'Italia, alla Puglia, al Salento, ai lavoratori, all'indotto. E allora cerchiamo di ricondurre questo dibattito forse su un piano di una seria valutazione di fatti, sì, perché la questione scudo penale sia stata una foglia di fico, ci arriviamo anche noi. E se così, perché l'avete fornita? Perché porre le condizioni di un divorzio con un'attribuzione della colpa? Non sarà invece che alla base della drastica decisione di Mittal di mollare tutto ci siano ben altre motivazioni, addebitabili a una generale conduzione della politica industriale di questo governo, e la mancanza forse di una politica industriale? 120-130 sono i tavoli di crisi che il ministro Di Maio le ha lasciato in eredità, Ministro. Un numero stimato più o meno, pressoché impossibile per fatti avere dati ufficiali, e sicuramente forse anche un dato in difetto, un dato riferito alla realtà produttiva più significativa, che sommano circa 210.000 addetti. Parliamo ad esempio di Alitalia, Whirlpool, di Piaggio Aereo, di Bombardier, dell'acciaieria di Piombino, di Mercatone 1, solo per citarne alcune. Ma c'è una questione di fondo che è data da una politica che disincentiva gli investimenti produttivi, crea ostacoli a chi voglia produrre, aumentando la pressione fiscale, negando la necessaria certezza del diritto. Non sfugge ad alcuno la progressiva scomparsa di capitali nazionali, che lascia alle grandi multinazionali la gestione di interi comparti produttivi. Un governo però diviso su tutto, più di tutto però sulla questione Ilva. In tutto questo il PD che cosa fa? Che cosa dice il Partito Democratico, che ha prodotto decine di decreti legge per salvare quest'asset industriale nell'acciaieria di Taranto, ha il suo nucleo poi portante di tutta quella politica? Quali scenari ha valutato il governo? Quali alternative? Non le abbiamo ancora sentite. Quali decisioni intendete assumere? L'unica cosa che è riuscito a dire Zingaretti nelle ultime ore è che è la responsabilità del governo precedente, dimenticando che al governo il partito di maggioranza, allora come ora, era il Movimento 5 Stelle, e che l'intera vicenda dell'ex Ilva dal 2012 ad oggi è interamente gestita da governi di sinistra guidati dal suo PD. Solidarietà a lei, Ministro, perché
l'abbiamo ascoltata prima alla Camera e adesso qui da noi al Senato, e a lei non può che andare la nostra piena solidarietà per la pesantissima eredità che il suo leader Di Maio le ha consegnato. Ci ha parlato di numeri, di vicende ben note, ha raccolto degli applausi alla fine a scena aperta sia alla Camera che qui, è chiaro che dovesse essere così, affermando che il governo non accetterà che Mittal disattenda gli impegni assunti, sapendo bene che Mittal farà in ogni caso ciò che i suoi interessi di imprenditore lo porteranno a fare. Il ministro chiede a tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione un atto di responsabilità per trovare delle soluzioni. Noi la responsabilità l'abbiamo sempre ampiamente dimostrata. Sosterremo un'iniziativa che serve a tutelare l'occupazione garantendo al contempo la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei cittadini. Ma le soluzioni le deve trovare innanzitutto chi governa. E la drammatica verità purtroppo di chi di soluzioni al momento non ne sta realmente presentando e non né da Conte quindi né dal Ministro né dai capi politici dei partiti di maggioranza che anche su questo tema appaiono chiaramente ideologicamente molto ma molto divisi e non potrebbe essere diversamente visto che si trovano in modo innaturale a governare insieme forze industrializzate, forze che hanno vinto la campagna elettorale parlando della chiusura dell'ILVA, della chiusura dei cantieri TAV, TAP, blocchi di ogni intervento per grandi infrastrutture. Prendete atto di questi grandi limiti, della propria incompetenza, dei propri errori e quello senso di responsabilità che oggi gli italiani attendono, un atto di responsabilità che ridia forse finalmente la parola agli elettori. Grazie Presidente. Grazie Senatore Marti.